150 anni. E di tutti i cazzo di giorni, proprio oggi. È una divina commedia di merda. Risparmia le forze, Jackie. E cosa credi che stia facendo? Ma tranquillo, V. Ne usciremo vivi. Perché non lo dici a T-Bug? Forse sarebbe ancora viva se non fossimo stati così idioti. Prendertela con me. Hai visto com'è andata? Vieni fuori con le mani in alto! Che cazzo?
L'ascensore! Dai, Vi! Muoviti! Dove cazzo è l'ascensore? Sto perdendo sangue. Il nostro mezzo. In ottime condizioni. Purtroppo però siamo inseguiti. La calma! Posto di blocco in vista. No, cazzo! Merda! Un velivolo ostile ci ha agganciato. Ci penso io! Ottimo lavoro, Ter. Ce l'abbiamo fatta, Jackie! Ci siamo riusciti! Mi sa di sì. Il mio sistema rileva che le condizioni del signor Wells sono critiche. Portaci da un bisturi, presto! Sono desolato, ma non è possibile. Il nostro itinerario è stato preimpostato e pagato in anticipo. Non sono... Fanculo l'autorizzazione! Fa quello che ti dico! È tutto ok. Io resisto. Le suggerisco di mantenere il signor Wells cosciente. Andrà tutto bene. Rivedrai Misty, tua madre, tutti quelli che ami. Jackie, non chiudere gli occhi. Misty lo sapeva. L'ha sempre saputo. Il mio chip. Tienilo stretto per me.
deceduto. Dove devo portare le sue spoglie? Cosa? Il pacchetto Excelsior comprende lo smaltimento gratuito dei resti dei passeggeri. Mi serve solo una destinazione. Jack vorrebbe andare dalla sua famiglia. La parente più stretta del signor Wells è Guadalupe Alejandra Wells, proprietaria del bar El Coyote Cojo. Mi accerterò che vi arrivi in sicurezza. Il signor Deshawn l'aspetta nella stanza 204. Ci vediamo tra i pezzi grossi, Jack. Thank you.
fare. Thank you.
entrare. Ti aspetta. WNS, N54, perfino i canali pirata. Sei sulla bocca di tutti. E Jaxter è in macchina. Torniamo alla notizia bomba della settimana. Sì, è lì. Morto. Le mie condoglianze. E il relic? Ce l'ho proprio qui. Come temevo. Cosa? Saburo Arasaka. Morto. Hai idea del casino in cui mi avete trascinato? Avete ammazzato il fottuto imperatore! Sua maestà! Chiunque c'entri anche solo lontanamente con questo casino è spacciato! Dobbiamo lasciare Night City. Non mi dire. Chiama Evelyn, chiudiamo l'affare, prendiamo la nostra parte e scompariamo dai radar. Ok, calmiamoci. Dobbiamo definire una strategia. La Parker, gli Eddie, e poi ci lasciamo questa città alle spalle. Ma prima, la tua faccia. Hai sangue dappertutto. Il bagno è lì. Vai a darti una ripulita. Ok, allora. Non posso rischiare. Ricordi la prima conversazione? Dex, alla fine opterò per una vita tranquilla. Nessun finale esplosivo per me. Tutto bene? Mai stato meglio. Non si direbbe. Non posso farti passare. Ehi, ehi, sta calmo. Stasera, io sono qui per dire addio a tutti voi. Soldi sono soldi, non si scappa.
Pronto? State sprecando le vostre vite, seguendoci come cagnolini. Beh, che ti è preso? Ora sì che si ragiona. Quanto vuoi? Johnny, aspetta. Non devi farlo. Puoi ancora cambiare idea. Vieni qui, amico. Fanculo a questo gruppo, al pubblico, al rumore. Fai qualcosa per te. Bastardo. Mi mancherai un casino. Ci vediamo nella prossima vita, amico. Sei in ritardo! È la mia operazione. Decido io chi è in ritardo. Sali, prima che cambi idea! Silverhand! Ciao, Shaten! Decolliamo! Tieni, mettiti queste e non te le togliere, intesi? Pacifica è tagliata fuori. APC per le strade di Watson. Figli di puttana. Quel casino là fuori è opera nostra. Un'idea di Johnny. Wayland attirerà l'attenzione della Rattaca lontano dalla torre. I danni collaterali parte del piano. Non siamo dei Boy Scout, Tonto. Fattene una ragione. Bersaglio acquisito! Fa piovere piombo! Bersaglio in trappola! Mi serve fuoco di copertura! Affermativo! Cazzo! Tommy, Shaitan! Penso io! Carico gli esplosivi sull'ascensore, li armo e lascio che la gravità faccia il resto. L'esplosione fa saltare le fondamenta, la torre crolla, poi caos, urla e titoli di coda. Avremo poco tempo. Mi collego. È verde, gli uccelli volano, i gatti ballano, i topi brillano. Il mainframe non è un parco giochi, Murphy. Muoviti! L'annuncio di evacuazione. Diffondilo su tutte le frequenze e poi andiamo. Merda. Chi ha scritto questo comunicato? Vuoi davvero che ti risponda? Cristo, Johnny. Sei proprio fuori di testa. E te lo dice uno strizzareti. Forza! Riparati! Facciamoli a pezzi!
Bushido 2, come si chiamava la bomba? Chiudi! Devo levare le tende! Demolitron, pronti all'esplosione. Elite Arasaka in arrivo, correte! Spara ai cavi! Vai girare quei rotori, stiamo arrivando! Non ho finito. Devo ancora diffondere questo nella sottorete. Cazzo, lo sapevo! Non ha niente a che fare con l'Arasaka! È per vendicarti della tua gruppa! Non è una cosa che tu puoi capire, Rogue. Allora arrangiati! Ti do 4 cazzo di minuti se vuoi decollare con noi! Serratura disattivata. Figli di Troia, Arasaka in arrivo. Ti adoro, Spider. Ti amano tutti. Cazzo! Non può essere! Rispondatelo! Andiamo al punto d'accesso. Inserisci. Bell'Icebreaker. Straniero, giusto? Mi chiedo se abbiamo qualcuno in grado di cambiare il protocollo della sottorete. Divertente. Ci aiuti o no? I ragni tessono le tele, no? Vediamo di catturare qualche mosca. Grazie, Marf. E ora, per essere sicuri... Porca puttana! Siamo in TV! E ora veniamo alla Arasaka Tower, evacuata dopo che un'organizzazione terroristica non identificata ha pubblicato un comunicato che minaccia azioni armate. I terroristi hanno dichiarato pubblicamente il loro desiderio di voler rovesciare un monumento al colonialismo corporativo. Il sindaco di Night City, Mbolle e Buniche, ha rilasciato un comunicato in cui afferma che schiererà tutte le forze di polizia in risposta a qualsiasi atto di terrorismo. E ora diamo la linea al nostro reporter che si trova sulla scena, alla Arasaka Tower. Speriamo che possa fare un po' di chiarezza su questa situazione. Fatti. Ora vattene da lì. Stanno arrivando! Sul tetto, presto! Smasher. Te l'avevo detto, Johnny. Te l'avevo detto che ti avrei ucciso.